proprio Parletta per l'altro ieri, che ci ha esposto alla cronaca nazionale. Io vorrei spiegare, visto che ci troviamo a parlare con voi, un po' la dinamica che c'è stata in questa partita. Sono accompagnato qui dai colleghi che hanno diretto i servizi, e quindi il vicequestore vicario, il dottor Bozzacchiello, che era responsabile del GOS, e il dottor Caricato, responsabile del servizio. C'è anche il dottor Frate Pietro, il dottor Pucci e il dottor Dintrono, che hanno lavorato nei rispettivi settori di competenza. Ci siamo fatti anche male, perché abbiamo avuto dei danneggiamenti ai mezzi, alle persone soprattutto. Il collega è stato colpito da un mattone alla spalla sinistra, la collega Caricato è stato colpito da un oggetto contundente alla fronte. Ci sono stati altri 9 contusi delle forze dell'ordine. Quindi abbiamo dovuto sopportare una tensione nervosa notevolissima. Quello che è successo, abbiamo avuto 11 mezzi danneggiati del reparto mobile, 6 del reparto mobile, 4 dei carabinieri, c'è 5 del reparto mobile, 4 dei carabinieri e 2 della Guardia di Finanza. Ci sono stati 2 arresti, 5 saranno fatti a breve 10 DASPO. Stiamo sbobinando, stiamo rivedendo tutte le registrazioni fatte quella sera allo stadio per poter individuare ulteriori responsabilità, identificare le persone e procedere con altri DASPO nei confronti di questi ultras. Quello che è successo non è stato bello, un po' è dovuto a una concatenazione di fattori. Uno di questi è sicuramente la posizione dello stadio, l'ubicazione dello stadio, che è in piena città ed è quindi facile nascondersi in tutta una miriade di strade e stradine che sono d'intorno per poter operare eventuali agguati a squadra avversaria, a tifosi avversari, alle forze dell'ordine. Ci impone un lavoro suppletivo, ma non solo. Vi dirò non solo, perché poi non è soltanto un lavoro per le forze dell'ordine, perché uno stadio che è ubicato in questa collocazione, come lo stadio Zaccheria, comporta anche che quando ci sono disordini viene coinvolta la popolazione civile, sempre. Se voi aveste assistito, c'erano colonne di autovetture, di gente che era andata a fare compere al centro commerciale, magari con i propri bambini, i propri figli, che tornava a casa passando di là e si è trovato in mezzo a gente con le spranghe e con le catene e via dicendo, e con le cariche dei reparti, e quindi è una cosa pericolosissima. Altrove, quando lo stadio invece è isolato, questo non succede, perché in uno stadio isolato quantomeno non c'è la popolazione civile che viene coinvolta. Pertanto qui basta una scaramuccia qualunque, anche molto banale, per trasformare quello che è un incontro di calcio tutto sommato quasi tranquillo, non è stato questo il caso, ma dico in genere, lo può trasformare in guerriglia urbana, perché basta 10 persone che stanno per strada e invadono le strade cittadine, via Matteotti, via degli Aviatori, via Leofanto, e diventa guerriglia urbana. Questa è una nota che, diciamo, con l'esperienza di molti anni mi sento di dover assolutamente fare. Peraltro la dinamica è stata questa. Le due tifoserie del Foggia e Barletta sono due tifoserie connotate da una atavica rivalità, da un atavico senso di ostilità. Ma questa è una cosa che comunque succede con una certa frequenza in questo tipo di situazioni. Chiedo scusa un attimo. Questo succede con una certa frequenza in questo tipo di situazioni. L'aggravante è stato il fatto che la tifoseria foggiana
aspettava la tifoseria barlettana con intenzioni non particolarmente simpatiche ma ostili. Questo noi lo sappiamo perché, come voi ben sapete, quando si organizzano questi incontri, queste partite di calcio, ci sono sempre dei contatti fra i nostri organi di polizia, la Digos, e le tifoserie, i capi delle tifoserie. E quindi sapevamo che le intenzioni degli ultras nei confronti della tifoseria ballettana erano ostili. Gli ultras foggiani non sono noti per essere tra i più violenti che ci sono, perché non sono comunque persone con cui si può avere un contatto, si può parlare, quindi sono persone malleabili. Però in questo caso ci avevano fatto capire che la malleabilità era messa da parte, perché con i ballettani si sarebbe voluto avere un incontro, o meglio uno scontro. Questo lo sapevamo già da giorni, se non da settimane. Qual è il nostro obiettivo? Quello di mettere in sicurezza, ovviamente, le tifoserie che vengono a vedere la partita. Oltretutto quelli di Barletta sono fidelizzati, quindi avevano il diritto di venire, di mettere in sicurezza, blindarli e consentire di venire a vedere la partita e tornarsene a casa sani e salvi. Quindi le forze dell'ordine in questo caso dovevano fare il ruolo di cuscinetto. Il nostro obiettivo era quello di non fare incontrare i tifosi foggiani e i tifosi barlettani. Ho visto qualcuno che ha scritto su Twitter che solo 24 ore non interessa se i tifosi ballettani e i tifosi foggiani si incontrano per le classifiche in cui Foggia è sempre nell'ultima posizione. Sarà pure vero, ma noi ci occupiamo di sicurezza, non ci occupiamo di educazione sociale. L'educazione sociale spetta ai politici e alla autorità di altro tipo, noi ci occupiamo di altro. Allora, abbiamo fatto da cuscinetto. Quando sono arrivati i tifosi li abbiamo presi, li abbiamo imbragati, portati allo stadio, nel loro settore. Chiaro, non abbiamo avuto un incontro verbale fra gente di Oxford e gente di Cambridge. Questo mi pare che sia abbastanza chiaro, nel senso che i tifosi barlettani erano nella curva nord del loro settore, quelli foggiani nella curva nord del loro settore, e gli scambi di simpatia ci sono stati, moltissimi. Oltretutto, forse non lo sapete, ma qualche giorno prima a Barletta era stato esposto uno striscione firmato Foggia in cui si aspettavano i barlettani sfidandoli apertamente. I segnali di una guerriglia c'erano tutti. Sappiate che se le due tifoserie si fossero incontrate, noi avremmo raccolto i feriti per terra pulendo poi le chiazze di sangue. Questo non è successo perché non abbiamo fatto da cuscinetto. Già dal principio la curva nord abbiamo osservato degli scavalcamenti da parte dei foggiani che andavano verso i barlettani. Quando c'è stato l'arrivo dei pullman dell'ATAF, la tifoseria foggiana della curva nord ha divelto sostanzialmente i cancelli, perché abbiamo visto che sono quasi di burro, basta un po' di pistole che si aprono con facilità, e hanno sferrato un primo attacco alla tifoseria barlettana che arrivava con i mezzi. Lì c'è stato il primo contatto, le prime cariche, e in cui il collega si è fatto male. C'è stato il primo contatto in questi tempi, prima della partita. Dopo cariche di alleggerimento, i tifosi sono stati andati nel loro settore della curva nord, e durante la partita ovviamente ci sono stati scambi di insulti. Alla fine Foggia ha anche perso, quindi capite bene che non è una cosa che si prende con molta sportività. Il nostro intento era, come sempre succede in questo tipo di incontri, di, dovendo blindare la tifoseria avversaria, di far defluire tutti i tifosi foggiani e tenere dentro i tifosi ospiti fino a quando la situazione fuori non fosse stata più tranquilla. A quel punto si sarebbero potuti mettere nei pullman e portare via. Questo è stato fatto, lo stadio si è svuotato con una certa facilità, ma la curva nord, che aveva già provato l'attacco prima dei foggiani, è rimasta lì dove era, e hanno cercato di scavalcare
hanno cercato di scavalcare per entrare nella famosa area di rispetto e attaccare i tifosi del Barletta, i quali peraltro non è che scherzassero quanto a simpatia, quanto a plomb, insomma, ecco. Quindi c'è stato uno scambio di cortesie di questo genere. Chiaro che questo non potevamo permetterlo, quindi noi abbiamo dovuto noi eravamo lì anche perché gli steward non sempre sono presenti, quelli che dovrebbero bloccare, purtroppo dovrebbero bloccare le tifoserie, invece spesso e volentieri gli steward, anche perché non hanno sinceramente la dotazione idonea ad affrontare certo tipo di soggetti, ovviamente si fanno da parte, e là devono intervenire le parti d'antisommossa della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza. Per evitare scavalcamenti siamo intervenuti, l'abbiamo bloccato, naturalmente i tifosi non l'hanno presa in modo democratico, i tifosi del Foggia, della curva, e hanno cominciato a bersagliarci con oggetti e lanci di tutti i tipi. A quel punto è stato necessario allontanarli dalla zona, perché altrimenti se fossero riusciti a scavalcare avrebbero attaccato i tifosi del Barletta. Stavano ancora dentro lo stadio? Stavano, sì, non se ne erano andati. Avevamo le due situazioni, i tifosi del Barletta da una parte e i tifosi della curva nord del Foggia dall'altra. Tutto lo stadio vuoto, solo qui era rimasto. Aspettavano che defluissero, ma non defluivano, perché dicevano: noi non ce ne andremo prima degli ospiti. Io vi sto spiegando queste, che forse sono dinamiche che vi possono sfuggire, ma noi siamo tecnici di queste cose, le sappiamo, perché il tifoso della curva nord non abbandona la curva nord prima dei tifosi avversari. Sono cose, codici etici criticabili quanto si può, ma ci sono. Allora, hanno provato a scavalcare, a fare tutto, noi l'abbiamo rintuzzati con delle cariche di alleggerimento. Chiaramente questo non determina un clima di simpatia, quindi loro comunque sono scesi dall'altra parte e quando sono usciti fuori si sono raggruppati e hanno messo cassonetti per strada, hanno preso mazze, pietre, bottiglie rotte e hanno tirato di tutto. Noi naturalmente avevamo il problema di portare via gli 8 mezzi dei tifosi barlettani, e quindi dovevamo creare una zona di rispetto per portarli via. In questa zona di rispetto c'è stato la guerriglia urbana, sostanzialmente, in cui il collega Borzacchiello si è fatto male più a una spalla, gli ha ricevuto una mattonata. Ci sono state delle cariche, ma sono stati sparati 48 lacrimogeni dai reparti mobili della polizia, 4 dai carabinieri. Non c'è stato un grande contatto fisico però fra le cariche della polizia e i tifosi del Foggia, nel senso che sono stati dispersi soprattutto con i lacrimogeni e soprattutto sono stati dispersi con diciamo delle gincane, dei blindati, di alleggerimento. Non c'è stato un intervento col manganello pesante, assolutamente no. Tant'è vero che poi dopo un po' di tempo, quando i colleghi hanno visto che la situazione era più o meno diventata gestibile, hanno messo tutti quanti, hanno fatto scendere tutti i tifosi del Barletta negli 8 mezzi e fortunatamente siamo riusciti a portarli, disperdendo quelli che comunque si erano appostati per fare gli agguati.